Buonasera a tutti, iniziamo stasera la festa dell'unità, che è un momento di confronto, e non è un caso che cominciamo con le associazioni, che sono un po', o dovrebbero essere, l'anima di un paese, cioè quelli che alla politica danno stimoli perché si cresca insieme. Questa è stasera c'è l'ASCI, c'è Cittadinanza Attiva, c'è la Poloco e c'è un'associazione a me molto cara, visto che io vivo sulla mia pelle i problemi delle persone con disabilità o con handicap che si voglia. E abbiamo la presenza stasera di Elena Gentile, che è stata consigliere regionale e ha costruito il Welfare in Puglia insieme con... No, io ne sono stato testimone, per cui non... Perché è vicino al microfono. Io ne sono stato testimone, dicevo, Elena, senza fare piaggerie che non servono, ma è stata quella che fin dalla giunta Vendola ha costruito le pratiche di Welfare in Puglia. E il welfare in Puglia c'è stato invidiato, e però adesso è stato decostruito piano piano da chi poi ha amministrato, perché questo lo dobbiamo anche dire senza peli sulla lingua. Allora io comincerei dalle associazioni e poi farei un punto a Elena. E visto che siamo in tema, io comincio da quella che ritengo l'associazione delle associazioni, cioè la Provoco, che dovrebbe essere un po', nelle intenzioni del presidente Vincenzo Festa, il collante di tutte le associazioni. Abbiamo
stiamo assistendo a quest'estate, a un'estate di molto triste per noi, perché i nostri ragazzi vengono lasciati soli e muoiono sulle strade. Di questo non dobbiamo farci carico, ma dobbiamo indagare questo aspetto. Che cosa possono fare le associazioni, soprattutto un'associazione di promozione qual è la Colombo, in questo campo, per fare collante, per essere un'alternativa a nulla? Grazie Michele, grazie per questo invito, soprattutto grazie perché oggi si parla di associazioni, è un tema molto caro. Michele ha introdotto bene questa serata dicendo che effettivamente le associazioni sono l'anima di un paese. Ecco, l'incipit del mio discorso era proprio questo. Le associazioni sono la vita di un paese, le associazioni sono la linfa. L'associazionismo spesso è ciò che permette a un paese di andare avanti, perché permette l'aggregazione, permette lo stare insieme, permette a giovani, ma anche a meno giovani, di avere opportunità. Permette a un paese di progredire, quindi l'associazionismo va incentivato, l'associazionismo va coccolato, perché quando si parla di associazioni si parla di persone che senza uno scopo di lucro si mettono insieme per migliorare qualcosa o per far crescere qualcosa. Ecco, io rappresento la Proloco. La Proloco, fra uno dei tre punti su cui si fonda, dice proprio che la Proloco ha un obiettivo, che è quello di migliorare la qualità della vita di un abitante di un comune. Questo è stato ciò che ha guidato finora il mio agire come presidente della Proloco. Sono presidente della Proloco da poco, da un anno e mezzo, e sono convinto che la Proloco, come ha detto Michele, è la mamma di tutte le associazioni, ed è questo il nostro modus operandi. Finora la Proloco è stata troppo spesso identificata come Passio Cristi. La Proloco è il punto di riferimento dell'associazionismo di un paese. Io l'ho anche definito un po' il braccio operativo di una cultura all'interno di un paese. E noi come Proloco stiamo lavorando su dei progetti importanti, sono dei progetti di crescita continua di un paese. E vedere qui oggi riuniti altri rappresentanti di altre associazioni fa piacere, perché ciò che sta muovendo le nostre file è sicuramente il fatto di fare rete. E fare rete diventa importante perché significa dare opportunità trasversali, Michele, opportunità ai giovani, opportunità ai meno giovani. Soltanto se le associazioni riusciranno a fare rete, a fare squadra, a collaborare, questo paese potrà veramente progredire e andare avanti. Come si fa a fare rete? Beh, innanzitutto per fare rete bisogna riunirsi intorno ad un tavolo e creare un progetto comune. Se non c'è un progetto alla base dell'azione di ogni singola associazione, sia un'associazione che non riesce a guardare avanti. Io colgo proprio l'occasione di questo palco importante per invitare tutti gli amici qui presenti proprio ad una riunione comune, perché io credo che senza un progetto comune tutto il nostro agire diventa un agire fine a se stesso. Noi dobbiamo lavorare per un obiettivo comune, può essere quello dei giovani, può essere quello della natura, può essere quello del centro storico, ma dobbiamo unire le nostre forze, perché soltanto insieme si riesce a fare realmente qualcosa di tangibile e costruttivo per questo paese. Allora, le associazioni rappresentano anche le fasce deboli della società, e quando io parlo di ANFAS sono di parte, perché l'ANFAS è una parte di me, nel senso che l'ho vista nascere, l'ho vista crescere, conosco i progetti dell'ANFAS, conosco quello che fa l'ANFAS, ma forse l'ANFAS ancora ha un difetto di comunicazione, nel senso che l'ANFAS fa molto più di quello che sappiamo a Ginosa. Ecco, Angelo, come ci si può muovere in quest'anno sociale per l'ANFAS? Buonasera a tutti. Sì, Michele, hai ragione quando dici che l'ANFAS fa molto di più di quello che si sa. Noi siamo molto impegnati con i nostri ragazzi. E a volte Angelo, scusami, io non li chiamerei più ragazzi, io li chiamo uomini e donne.
perché hanno la dignità di uomini e donne. Quando una persona ha 30 anni, ha 40 anni, non lo puoi più chiamare ragazzo. Cominciamo a cambiare anche noi, anche da qua, anche dalla periferia, il linguaggio. Sono uomini e donne con disabilità, sia cognitiva che motoria, che neuromotoria. No, no, hai perfettamente ragione, Michele. Ti ricordo che io stasera, oltre che parlare come rappresentante di un'associazione, prima di tutto sono il papà di Antonella, mia figlia ha 37 anni e io purtroppo ancora riconosco che è una debolezza, ma io quando devo tornare a casa, quando sto con gli amici o sto a lavoro, dico beh, devo scappare a casa perché c'è la bambina che mi aspetta. È un modo affettivo per dire, per parlare dei nostri figli, ma senz'altro hai ragione quando dici che anche per cautelare la dignità dei nostri figli, perciò dei nostri uomini, delle nostre donne, va parlato in questi termini. Hai perfettamente ragione. Però ecco, quando una persona è impegnata a lottare tutti i giorni per far riconoscere appunto questa dignità per i propri figli, a volte diventa come ti devo dire, diventa triste vedere che tutti gli sforzi, tutto quello che si fa per ridare, per dare dignità ogni giorno ai nostri figli, è una lotta a impari, è una lotta che stiamo conducendo soprattutto in questo periodo. Tu prima dicevi che la dottoressa Gentile è stata ex assessore regionale, che ha costruito il welfare regionale. Adesso io non voglio essere di parte, non voglio fare un discorso di appartenenza politica, ma devo riconoscere alle persone che hanno lavorato il giusto lavoro, perciò anch'io sono convinto di questo. Ma devo dire con la stessa onestà che se vogliamo fare di un'appartenenza politica, poi sono gli stessi che fanno politica del PD, politica di sinistra, che a volte stanno facendo dei danni molto, molto grossi. Quello che sta facendo adesso il Emiliano è un danno veramente grandissimo, perché dire, tu prima mi riprendevi dicendo che bisogna dire ai nostri, bisogna dare delle persone, di uomini e donne, ai nostri figli. Beh, quando un rappresentante politico, un governatore fa un regolamento, il regolamento 5, dove dice che ogni disabile è un ammalato e pertanto va ritenuto un ammalato che ha solo bisogno di un posto letto, di un osso, di un infermiere, allora capisci benissimo che a quel punto la dignità dei nostri figli va a farsi benedire. Perciò io sono molto arrabbiato per questo. Oggi ho avuto la gradita sorpresa, la gradita visita di avere Elena Gentile giù al centro, che si è reso conto del centro, della nostra struttura, di come è strutturata, di come è fatta, delle occasioni che diamo ai nostri figli. Voi gestite con una persona con disabilità intellettiva media lo sportello di opportunità lavorative. Questa è una cosa molto bella che voi fate. Se tu volessi brevemente parlare di questo, perché l'associazionismo è questo, cioè è fare delle cose e voi le fate. Cioè... Sì, hai ragione. Noi la cosa diciamo che prevalentemente ci occupiamo è quello di dare un motivo ai nostri figli di sentirsi attori principali nella vita e non attori passivi. Perciò sì, stiamo facendo tanto per l'inclusione lavorativa dei nostri ragazzi, stiamo facendo tanto, ma non stiamo facendo niente rispetto a quello che potevamo fare, ma perché purtroppo la burocrazia in Italia è tantissima e a volte ci viene difficile anche fare le cose facili. Noi abbiamo uno sportello, si chiama Sportello SAI, che è quello di avere
di recepire tutte le criticità e istanze delle persone che vivono la disabilità. In questo sportello abbiamo occupato e ancora, diciamo in qualche modo, speriamo di rinnovarlo, una nostra ragazza che è la nostra autorappresentante, una ragazza, una persona disabile che ha lavorato in questo periodo allo sportello SAI, ma non solo, attraverso domande, attraverso interventi fatti dalla nostra associazione abbiamo cercato di allocare in più parti i nostri ragazzi, anche se per un breve periodo, ma sono riusciti a lavorare e vi posso assicurare che quei ragazzi, quelle ragazze, quelle persone cambiano il modo di vivere e di interpretare la vita perché si sentono realizzati. Quando tu hai dato un lavoro, quindi un'utilità ad una persona con disabilità, tu l'hai recuperata al 70% ed Elena aveva lavorato in questo senso. Io adesso non voglio fare una captazione benevolenze per Elena, lo siamo tutti, siamo amici, che io la pungolo anche seccandola a volte su determinate tematiche, per cui adesso, però qui c'è il rappresentante di cittadinanza attiva che si innesta sul discorso che facevi tu ed è Michele Gattiniello è stato sempre attento dai tempi del Comitato per la Salute alla salute e alla qualità di vita delle persone con più disagi, diciamo così. Ecco, come si pone nella realtà di Ginosa di cittadinanza attiva? La relazione che hai usato nei miei confronti, però in realtà non ho un merito personale, l'impegno è stato portato avanti sempre con un gruppo di amici che in qualche modo hanno costituito il nucleo storico, diciamo, del Comitato di Lotta per la Salute e poi transitato, diciamo, all'interno di Cittadinanza Attiva. Cittadinanza Attiva è un'associazione che a Ginosa è presente dal 2008, non è un'associazione che si presenta in piazza con iniziative clamorose, perché ha fatto una scelta sin dall'inizio, erano tante le reti che costituiscono l'impegno di Cittadinanza Attiva da 40 anni in Italia. È nata nel 1978 Cittadinanza Attiva in Italia, si occupa dei consumatori, si occupa del Tribunale per i diritti del malato, quindi prevalentemente delle problematiche che attengono al sistema sanitario, alla salute, alla difesa dei diritti dei cittadini. Si occupa della scuola e anche dell'Europa. C'è un procuratore dei cittadini che si occupa della difesa dei cittadini e infine la rete giustizia dei diritti, quindi che è un servizio legale che Cittadinanza Attiva nell'intento sempre di difendere soprattutto le persone più fragili, più deboli, ispirandosi all'articolo 118 della Costituzione, che è stato voluto da Cittadinanza Attiva e inserito nella riforma della Costituzione che è stata fatta nel 2001, praticamente viene valorizzato l'apporto, l'attivismo civico dei cittadini e delle associazioni e si enuncia il principio della sussidiarietà. Per quanto riguarda diciamo un altro riferimento certo che noi abbiamo avuto quando ci siamo costituiti come Cittadinanza Attiva è stato lo statuto comunale. Io modestamente qui a fianco c'è anche Stefano, insieme ad altri amici ho dato un contributo nella stesura dello statuto comunale, che è un atto fondamentale per sin dal nascere, insieme ad alcuni regolamenti, regolamento di contabilità. Lo statuto comunale è un po' come la carta costituzionale del comune, riporta un po' tutti i principi generali a cui il comune poi deve ispirare la propria azione e questa azione deve essere tradotta in regolamenti e da allora, dal 2002
ad oggi ne sono stati approvati tantissimi di regolamenti, e c'è una parte dello statuto che io invito anche chi ci sta ascoltando ad andare a rileggere, l'articolo 32 in particolare, nel trattare della partecipazione popolare parla delle associazioni e del ruolo che le associazioni hanno, molto importante per la comunità, e di come il comune deve approcciarsi alle associazioni, che cosa il comune deve fare nel rapporto con le associazioni. Che cosa deve fare? Deve incentivare sicuramente la presenza delle associazioni. Io potrei anche leggerlo perché l'ho portato, lo conosco, diciamo l'articolo, però per non sbagliare l'ho portato con me. Il comune riconosce il valore delle libere, io lo leggo così per salti, anche per non tediarvi, non leggo tutto. Il comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e delle organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva. E poi il comune considera, si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano le azioni dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture, risorse in relazione al raggiungimento dei fini di interesse generale. Il comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa con un contributo di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile. E poi, diciamo, negli altri commi di questo articolo vengono spiegati nel dettaglio quali sono i ruoli dell'associazione, quali sono i ruoli del comune. Quindi noi come associazione, come cittadinanza attiva, ci siamo diciamo inseriti in questo contesto e abbiamo sempre preteso dalle associazioni, dalle amministrazioni di turno, che venissero rispettati questi principi, perché è inutile scriverli se poi non si attuano. Allora, io vedo tra noi, con noi, mi fa piacere, vedo Giuseppe Tria, che è il presidente dell'associazione Ticco, sì, che pur essendo presente sul nostro territorio da un po' meno tempo rispetto agli altri, ma è diventata una realtà viva ed operante a Ginosa. Ecco, ma secondo te quei principi che venivano enumerati da Michele Catinello vengono attuati e come nel nostro comune? Grazie Michele, voglio ringraziare anche il PD che ha organizzato questo dibattito interessante, perché come diceva anche Vincenzo, serve a fare rete tra le associazioni. Niente, io volevo dire, sul territorio di Ginosa ci sono molte associazioni, ognuna ha un tipo di tema o un fine diverso. Noi per esempio come FICO siamo un circolo nuovo, giovane, come diceva Michele, nel 2017 siamo nati e siamo affiliati ARCI anche noi, come il ponte di Stefanuggio. Noi ci occupiamo quindi tra gli scopi principali c'è quello della cultura e della ricreazione, dell'aggregazione. Dicevi il ruolo dell'associazione. L'associazione, per capire il valore dell'associazione, secondo me dovremmo capire, prima di tutto dovremmo porci la domanda: perché nasce un'associazione e come nasce? Cioè, un'associazione nasce perché un gruppo di persone che condivide la stessa passione, uno stesso interesse, va a coprire un'assenza che manca in un comune, in una comunità, no? Questa assenza non c'è perché comunque un'amministrazione non può occuparsi di tutto, ha un altro ruolo. Quindi già di per sé che va un'associazione che va a occupare un tassello mancante, già di per sé è un valore per una comunità. Ora, questo valore bisogna
noi lo capiamo e lo capisce anche la gente, anche se a volte si occupa solo di minoranze. È importante però che lo capisca anche un amministratore. Ora, quello che leggeva Michele dello statuto comunale sono gli stessi punti riportati nel nuovo codice del terzo settore. Cioè il nuovo codice del terzo settore riprende questi punti dicendo che un amministratore deve incentivare un'associazione. Perché? Perché non lo può fare da solo un'amministrazione, quindi di per sé è un valore aggiunto e questo va coccolato, come diceva Vincenzo. E, ora i punti per incentivare le modalità sono molte, tra cui una di mettere una sede a disposizione oppure di dare degli incentivi economici per manifestazioni, tutte queste attività, manifestazioni, eventi culturali, gite o eventi in sede, sono tutte attività che vanno a far bene a una comunità. Non ho tenuto Stefano Giorgio per ultimo a caso, perché vabbè, Stefano Giove gioca in casa, perché noi due non siamo più parte attiva del PD, ma il nostro cuore batte comunque qui, quindi lo dobbiamo dire. E comunque la domanda è questa, in soldoni. Si dice sempre fare rete, ma poi non si fa quasi mai rete. Siccome Stefano riesce a fare rete, io dico, perché viene da una scuola che è una scuola vecchia, ma è una scuola molto attiva, che è quella del vecchio PC, perché ce lo possiamo dire, qua ce lo possiamo dire almeno. Allora dico a Stefano, chiedo a Stefano, è una domanda quasi retorica, come cavolo facciamo a fare bene? Beh, intanto salutiamo chi ci sta ascoltando e stiamo parlando questa sera di una parte importante della nostra società e di una parte importante della nostra società in una comunità come quella Ginosio. Parliamo del mondo dell'associazionismo che si divide in volontariato e mondo dell'associazionismo che si impegna per le attività di promozione sociale e culturale. Io presiedo un circolo, il circolo Arci il Ponte, nato nel 2004-2005 e che nel corso di 14 anni è passato da 20 iscritti a quasi 300 iscritti. Il dato del tesseramento, Rosa l'ha aggiornato l'altro giorno, 279 iscritti. Perché è successo? Perché intanto consideriamo ogni iscritto una risorsa per questa comunità, non soltanto per l'associazione, quindi non trascuriamo nulla nei rapporti sociali e umani, ogni persona deve essere considerata. In questi anni abbiamo realizzato un'infinità di iniziative, penso, tanto per dirne uno, al lavoro fatto all'ospedale di Castellaneta, al reparto di pediatria, attraverso il progetto Lo Stralisco, le tante attività culturali che abbiamo realizzato nel corso degli anni, i murales del Muraglione, delle 100 scale, voglio dire, abbiamo fatto tanto, però se c'è una cosa che mi inorgoglisce è quando entri la sera nella nostra sede e vedi le nostre socie che sono lì impegnate a fare qualche attività che poi diventa l'anima di quello che facciamo. Negli ultimi anni siamo riusciti a realizzare un sogno. Il nostro sogno era quello di realizzare l'università della terza età. Abbiamo realizzato l'UTEP, diretta magistralmente da un gruppo di persone veramente in gamba, che nel giro di 2 anni ha 200 iscritti. E tutte le sere, e ringrazio qui da questo palco la preside Galli che ci ha messo a disposizione una scuola, presso il plesso Lombardo Radice non ci sono meno di 50, 60, 70 persone, certe sere in certe lezioni anche 150, quindi bisogna montare l'amplificazione per fare lezioni.
ed è lo stare insieme di queste persone che è straordinario. Allora tutto questo che cosa ci dimostra? Ci dimostra che c'è un bisogno di fare rete, di stare insieme, di condividere, di confrontarsi, di uscire fuori dalla solitudine dei nostri giorni, dove pensi di essere a contatto con il mondo attraverso lo smartphone e invece sei solo o sola chiusa in casa. Ma questo, rispetto a questo impegno che è dei volontari attraverso il sacrificio, il sangue acido che bisogna fare per realizzarlo, può avere un supporto? Secondo me sì. E qual è il supporto che questo mondo deve ricevere? Intanto dal punto di vista proprio normativo. Qualche tempo fa l'amministrazione comunale ci presentò un'idea di realizzare la consulta delle associazioni, che venne realizzata qualche anno fa quando io avevo la delega in quel settore. Ebbene, dopo un incontro e alcune associazioni hanno prodotto del materiale anche alla luce di quell'esperienza maturata quando abbiamo scritto lo statuto comunale, è rimasta lettera morta. Ma c'è dell'altro. Tante associazioni che hanno un numero ridotto di iscritti non hanno la possibilità di pagarsi la sede, di pagare l'allaccio alla rete elettrica, di pagare il servizio di nettezza urbana, di sostenere la sede, perché non hanno le risorse. E poi noi scopriamo che cosa? Che questo comune dispone di locali che sono abbandonate a se stesse e la non utilizzazione li sta facendo diventare vecchi e inutilizzati. Allora perché la proposta che avanzo qui a nome del Circolo Arci il Ponte, il plesso scolastico Carducci non venga messo a disposizione di tutte le associazioni di Ginosa, di quelle di volontariato e di quelle di promozione sociale? Perché non può diventare l'anima e il cuore pulsante di questa comunità? Quei locali sono lì, abbandonati nel centro storico, avrebbero una doppia valenza: da una parte utilizzare una struttura che è abbandonata a se stessa, dall'altra rivitalizzare il centro storico, diventare il luogo dove questa città riprende a vivere. Perché non dobbiamo prenderci in giro, dobbiamo guardarci in faccia e dire che questa comunità si sta spegnendo giorno dopo giorno, come si sta spegnendo il centro storico. E apprezzo gli sforzi fatti dall'assessore nel riqualificare il centro storico, ma la riqualificazione del centro storico passa attraverso innanzitutto una rivitalizzazione attraverso la presenza delle persone all'interno del centro storico. E quando ci sono delle manifestazioni che sono state realizzate, penso alla Passo Cristi, penso a Giri d'Arte, penso a tante altre iniziative, abbiamo visto come la gente ha risposto. E allora voglio dire, cosa aspettiamo le associazioni a chiedere un incontro tutti insieme per rivendicare all'amministrazione di turno, quella che ci sta oggi, quella che ci sarà domani, dopodomani, per dire vogliamo una casa per tutti noi, una casa che pure questa amministrazione dispone e che viene lì abbandonata? E questo ci permetterebbe di fare che cosa? Voi immaginate se tutte le associazioni fossero lì, se lì si andasse a realizzare l'università della terza età. Io all'ANVAS con i ragazzi ho fatto un'esperienza e sto facendo un'esperienza straordinaria dopo l'orto sociale dello scorso anno. Stiamo realizzando un giornalino con i ragazzi dell'ANFAS che è uno spettacolo, lavorare insieme con loro. Ma immaginate quanta armonia si creerebbe se tutte le associazioni ci stessero insieme, potessero lavorare insieme. Io credo che da quel luogo rinascerebbe questa comunità. Ecco, quindi, qual è il messaggio che può venire da questo incontro? Il messaggio è che c'è una parte di Ginosa che vive ed è vitale e permette a questa comunità di andare avanti, però agisce oggi, si muove in maniera divisa, in maniera frammentata, ha difficoltà oggettive di sopravvivenza. Ed è chiaro che se un presidente deve preoccuparsi come pagare il fitto del locale, non può badare ad altre cose, deve andare a raccimolare i soldini per fare questo.
ma anche le stesse iniziative. Un conto è fare tutte le associazioni insieme, lo abbiamo visto in occasione della Passione Cristi, che è diventato qualcosa di straordinario, con tutta la comunità che si è spostata. Allora, se riusciamo a cogliere questi elementi, se siamo capaci di sognare, perché il nostro problema è che dobbiamo ritornare a sognare se vogliamo guardare al futuro. Non si sogna più, non pensiamo a quello che deve accadere fra qualche settimana, fra qualche mese, l'anno che verrà. Viviamo alla giornata, e non è così. E guardate, lo dicevo prima chiacchierando con qualcuno, il fatto che in Italia non nascono più bambini è proprio perché non siamo più capaci di guardare al domani, a quello che ci riserva il futuro. Pensiamo di guardare solo all'immediato. Il ruolo di un'associazione è questo, è di trasformare questi sogni in realtà. E allora, quando qualcuno viene e mi chiede: ma possiamo fare questo? Mia moglie mi dice che io dico di sempre di sì, ma non riesco a dire di no, perché penso che dietro quella richiesta, dietro quella proposta, c'è un sogno, c'è un desiderio, e riuscire a trasformare i desideri, i sogni in realtà e quanto di più appagante ci possa essere per un dirigente. Grazie. Oh, io sento parlare Stefano, ma lo sento parlare da, diciamo, 30 anni, 40 anni, mi stupisco sempre. E quindi, se noi abbiamo la forza di stupirci, noi dobbiamo tornare a stupirci. Ma per fare questo ci vuole la volontà politica che si fa progetto, e questo Elena Gentile, mi ripeto forse, lo ha fatto quando era assessore regionale. Lei andava da Vendola e Vendola le diceva: vai avanti. Dice: ma io sto aspettando da un'ora qua, perché anche lei faceva anticamera. Anche lei ha fatto anticamera, come abbiamo fatto anticamera tutti noi quando andavamo da Ligi per ascoltarlo. E lei, adesso le chiedo: ma quale visione politica abbiamo anche alla luce di questo governo? Che io qua lo dico, a me 5 Stelle non piacciono, e non è che abbiamo fatto il governo insieme e quindi ho avuto un innamoramento subitaneo per loro, ma questo è un governo di necessità, questo è un governo che serve per togliere l'Italia dalle secche in cui ci stava lanciando una persona e un'idea di Italia chiusa in se stessa, d'Italia paurosa, d'Italia che non vuole guardare avanti, non vuole guardare al domani. Per fortuna, devo dire, la squadra di governo che ha messo in campo il PD è di una qualche qualità, perché Teresa Bellanova, che io non conosco personalmente, ma che è stata bracciata agricola, che adesso diventa ministro dell'agricoltura, è un simbolo e non è una balena blu, come qualcuno ha scritto troppo facilmente su Facebook, che diventa una cloaca. Allora, noi non dobbiamo scendere sul terreno di Matteo Salvini, non ci serve, noi dobbiamo avere un'altra idea d'Italia, e Elena Gentile ce l'ha. E allora, diciamo, qual è la proposta politica che noi andiamo a fare per quanto riguarda il welfare e il sociale? Innanzitutto grazie per davvero alla comunità di Ginosa, che mi accoglie sempre con un grande affetto e anche con la forza della condivisione di un progetto, di un'idea, di una narrazione. Ma fatemi salutare e ringraziare affettuosamente gli amici e i compagni del circolo del Partito Democratico di questa città. Uno in particolare, il mio fraterno amico e collega Paolo Costantino, che nonostante sia nascosto in questo momento, posso dire una cosa? Lo so, dai fumi, diciamo, delle braccia, io ho intravisto e saluto affettuosamente, no, Paolo Costantino, aspettando di poterlo abbracciare, perché Paolo Costantino, uno che non ha paura di fare anche le
i saggicciotti, voglio dire. Anche io, diciamo. Quindi mi diverto nelle feste. Questo è il valore aggiunto del Partito Democratico. Certo. Possiamo dire. Senz'altro. Continuiamo a coltivare questa tradizione, perché nel rispetto della tradizione c'è l'innovazione. Utilizzare la piazza, no? Ha un senso importante, è il luogo dove comunque si intercettano pensieri, visioni, si raccolgono sollecitazioni, si fa politica, lasciando stare i vessilli, lasciando stare l'idea che oggi passa, no? Rispetto ai partiti, che sono luoghi dove si coltivano solo gli interessi di alcuni, dove, diciamo, il tema, no, dell'attenzione nei confronti delle persone, tutte, ma soprattutto delle persone in difficoltà, delle persone fragili, delle persone che quotidianamente ti pongono una domanda di cura, di attenzione, di affetto, di condivisione, di una grande sfida che è davanti a noi e che sicuramente il governo passato, e io non faccio eccezioni, perché chi ha messo la firma sul decreto sicurezza si è reso responsabile di un peccato mortale. Perché non si fanno morire uomini, donne, bambini, bambine lontano poche miglia da una costa. Certo, il tema dell'immigrazione è un tema che fa tremare i polsi e che riguarda l'oggi, ma riguarderà anche il domani, e non si risolve il problema bloccando una nave, non si risolve condannando, no, dall'alto di un tribunale politico le organizzazioni, no, non governative, che comunque svolgono un ruolo, presidiano il mare, salvaguardano i diritti. C'è un diritto internazionale, c'è il diritto del mare, che nella gerarchia delle fonti è il punto dal quale dobbiamo ripartire per ripensare in maniera, come dire, più efficace, dentro una cornice di umanità, il grande tema dell'immigrazione, dei flussi, che non fermeremo. In Nigeria fra un po' avremo qualche milione di giovani adulti che, non potendo realizzare il loro progetto di vita, no, nei luoghi in cui sono nati, cercheranno, affronteranno il mare, sfideranno la sorte, le intemperie, il mare agitato, per poter approdare in un luogo dove essere riconosciuti come persone. Allora il grande tema, poi chiudo su questa lettura, diciamo, no, che è legata al governo che ci ha salutati fortunatamente e al governo che è nato, e certamente aveva ragione il mio amico quando dice è stato un governo di necessità, sperando di fare di necessità virtù, perché, come dire, il passo successivo è questo. Io non mi accontento di aver bloccato questa onda neofascista che ci stava travolgendo, io voglio, pretendo un governo che sappia, no, svolgere finalmente un ruolo, che è quello della restituzione del protagonismo ai cittadini e alle cittadine sui territori. E quale grande occasione, se non quella del nuovo testo unico approvato dai governi di centrosinistra, no, che riguarda il terzo settore, perché il terzo settore è un'arma straordinaria, perché valorizza, no, le ambizioni dentro la, come dire, il grande sogno di ricostruire comunità, di restituire coesione sociale, di utilizzare un altro vocabolario, un'altra agenda, di cancellare le parole odio, razzismo, ma avete visto, lo ricordava poco fa, una donna che non ha fattezze, diciamo, no, da indossatrice,
che per le ragioni della vita, perché può capitare a chiunque, no, di non poter frequentare gli istituti medi superiori, l'università, che si è trovata, come dire, a svolgere un ruolo importante nel sindacato, tra i lavoratori, tra i più deboli, e che poi per capacità indiscusse, no, raggiunge, diciamo, ruoli decisivi e importanti, è stata insultata da questi, come dire, malettari, no, di Facebook, ma che eccitano le folle, che aspettano solo questo, quello di ingiuriare le persone, di offenderle, di calunniarle. È capitato anche a me, che diciamo assomiglia un po' a Teresa Bellanova, no? Come, diciamo, come misure d'abito, qualche taglia in meno ce l'ho io. No, è capitato anche a me alla vigilia delle elezioni amministrative nella mia città, Cerignola, Giuseppe Di Vittorio, no? Cioè, come dire, è ancora oggi l'uomo che per davvero ha cambiato le sorti di una comunità, perché è stato lui il più grande campione difensore dei diritti dei lavoratori, un uomo eccezionale che noi dovremmo riportare nelle scuole. Neanche, non ce l'aveva neanche la terza, la quarta, qua dovremmo riportarlo nelle scuole, nelle nostre comunità, risvegliando la memoria di quello che è stato il mondo del lavoro e di quello che oggi purtroppo potrebbe tornare, anzi è già tornato ad essere il mondo del lavoro. E non è solo lo sfruttamento nei campi, quella è la punta dell'iceberg. Penso ai tanti ragazzi laureati in giurisprudenza che frequentano gli studi legali e che non portano a casa neanche un euro in attesa, no, di essere promossi al rango di avvocato. Vogliamo raccontarci queste storie? Vogliamo raccontarci delle decine e decine e decine di ragazze che lavorano nei supermercati, nelle attività commerciali? Vogliamo dire che oggi forse non è cambiato molto rispetto al passato e che prima si aveva la forza, il coraggio, la determinazione di scendere in piazza, no? E di rivendicare diritti sacrosanti, e oggi non lo si fa più perché stiamo dietro quelle scatolette infernali. E allora no, quella forza propositiva che scuote le coscienze, che accende gli animi, che costringe la politica a ragionare su queste cose, che si traduce in insulti, in calunnie e in offese. Alla vigilia delle elezioni amministrative della mia città, di notte sono stata svegliata da una telefonata che mi annunciava che sotto casa c'era un carro funebre. Sono stata minacciata, ancora oggi, come dire, no, non si contano gli insulti, le offese, anche perché posso dirlo, siete tutti maschietti, noi facciamo un po' più di paura, perché abbiamo nel DNA una grande responsabilità, no? Quella X pesa molto, perché significa maternità e quindi significa responsabilità e quindi significa cura e quindi significa lotta e quindi significa, no, protagonismo. Allora, ritornando a noi, io da sempre sono stata convinta che la società, il mondo si muove attraverso le persone. La politica non può disconnettersi dalle comunità e quando lo fa paga un prezzo, no, dolorosissimo. E per questo le vostre esperienze, che ho ascoltato con attenzione, sono esperienze che vanno ricondotte nell'alveo più complessivo, no, della qualità etica, morale, solidale, sussidiaria che tutte le associazioni, comunque definite, comunque organizzate, oggi esprimono e che dovranno esprimere ancora con maggiore determinazione.
lui faceva riferimento, e lo ringrazio perché ogni volta che qualcuno me lo ricorda, per me questo ha un significato, no, importante, di emozione, vedete, non cadete nei luoghi comuni, la politica non è una cosa brutta, la politica è l'occasione più bella per sentirsi cittadini e cittadine assumendosi la responsabilità. Quando nel 2005, così, no, divenni assessore, all'inizio la delega si chiamava alla solidarietà, poi avendo la disse no, cambiamo, ho detto, no. E allora diventò, no, l'assessorato al welfare, perché no, la solidarietà interpreta un pezzo, il welfare è, come dire, il passo successivo di un'idea di sussidiarietà. E nacque una delle leggi più belle, posso dirlo, che mai sia stata pensata, concepita e partorita da un'istituzione. E lo dico perché da madre, leggendo in aula i primi articoli di quella legge, pensai, ma tu guarda un po', un soggetto, un verbo, un complemento oggetto possono cambiare la vita delle persone, e questa è maternità, no? E questa è voglia, no, di restituire vita, protagonismo alle persone che non ce la fanno. Oggi pomeriggio sono stata a visitare un luogo bellissimo, chi di voi non lo ha mai fatto, io penso che faccia cosa buona e giusta recarsi presso la sede della comunità dell'ANFAS, e sono entrata in un luogo che sembrava magico, no? Colorato, profumato, accogliente, con un'idea anche innovativa, no? Cioè non era il luogo dove il ragazzo che ha perso la sua famiglia, che ha problemi, no, di disagio mentale, di autonomia, trova un riparo, un letto e un piatto di pasta, no, è un luogo di vita, per come è organizzato, per come è gestito, per lo sguardo che io ho oggi incrociato di quelle ragazze, di quei ragazzi, che era uno sguardo di felicità, non so, di serenità sicuramente. E allora questa lettura del protagonismo sociale è la lettura che oggi noi dobbiamo rimbalzare, no? Far rimbalzare in ogni campo di attenzione, no? Parliamo di giovani, grande sfida della politica oggi, non solo per quanto riguarda, no, il dramma del lavoro, sul quale forse non possiamo dilungarci, ma sulla, come dire, sulla possibilità dentro, diciamo, no, un'animazione vera, di offrire a questi giovani, perché no, per esempio, la possibilità di andare in Europa, di fare un'esperienza con Erasmus. Abbiamo istituito il Corpo Europeo di Solidarietà, l'Europa ti offre questa possibilità, ti ospita, ti paga le spese, e se hai voglia, no, ti offre anche un contratto di lavoro dentro quello spazio che tu individui come spazio di tuo interesse, no? L'Erasmus per gli studenti, per i giovani anche delle scuole medie superiori, per i ragazzi che vogliono formarsi in un mondo del lavoro che oggi è, come dire, è assolutamente derubricato dal punto di vista delle opportunità. Se pensiamo che ci sono in Italia 1.600.000 opportunità, occasioni di lavoro a tempo indeterminato, quindi con contratti come Cristo comanda, e non si trovano i profili professionali adeguati, che cosa significa? Che se non lo fa lo Stato, che se la scuola non ce la fa, no, perché è chiusa in schemi che appartengono all'altro secolo ancora,
perché oggi, se arrivi alla seconda guerra mondiale, sei già bravo, no? in quinta superiore, e il mondo dal 46 a oggi è cambiato. Che cosa trasferiamo a questi ragazzi? E chi lo può fare anche, no? Chi oggi ha voglia, passione, competenze, know-how per trasmettere ai ragazzi un'idea di mondo che su quelle scatolette non viene fuori come dovrebbe essere. No, globalizzazione, le grandi sfide, l'Africa. Se noi non interveniamo in Africa e diamo agli africani gli strumenti per crescere, per svilupparsi, noi non potremo fermare, no, il mare con le mani. Questo deve fare la politica. L'Europa questo deve impegnarsi a fare ancora di più, perché se loro crescono, se loro trovano, no, spazi di occupazione, di civiltà, non verranno più da noi. Chi lascia la propria casa per andare in un posto che magari è anche respingente? No, allora questo dobbiamo fare, e loro si stanno attivando, da soli si stanno attivando, perché hanno fatto per esempio il mercato unico africano. Dobbiamo fare attenzione in questo mondo così polarizzato, la Cina, l'America, l'Africa, i paesi dell'est, la Russia. Protagonismo e volontariato e crescita e speranza per il futuro. Questo penso che sia. No, dentro una scelta di fondo abbiamo fatto il nuovo codice. Bene, il terzo settore è una delle gambe, no, del tavolo della crescita non solo economica ma anche civile di questo paese, e allora diamo gli strumenti, facciamolo crescere, rendiamo tutti protagonisti. Come? Come opportunamente, diciamo, che ha avuto esperienza cittadinanza attiva è nata nel 1978, e non a caso. Quello è stato un periodo storico straordinario per il nostro paese. Nel 78 nasceva la legge Basaglia, il sistema sanitario nazionale, che oggi è profondamente in crisi. È in crisi, e allora quando c'è una situazione di emergenza, prima di venire qui sono stata a Castellaneta. Non voglio fare polemiche, non è questo il momento, siamo ad una festa, eh? Però se c'è emergenza significa che è una situazione sovrapponibile ad uno stato di guerra, e allora io faccio le leggi speciali e dico anche in Italia, come si fa in Germania e in Francia, no? Si possono assumere i medici anche non specializzati. Noi non abbiamo più medici. Fra 5 anni serviranno 45.000 medici, non ci saranno più i medici di base, la pediatria poi sparirà completamente, non si chiuderà un reparto, si chiuderanno interi ospedali perché mancano i medici, perché noi in Italia siamo legati alla cultura dei baroni, meno siamo e meglio appariamo. Questo dobbiamo, questo governo questo deve fare, se vuole avere anche il mio sostegno, ma mettere le pezze, mettere, no, come dire, no, i tappi alle perdite, diciamo, inarrestabili, non serve a niente. O si cambia o si muore. Assolutamente d'accordo con te. No. Purtroppo se abbiamo sforato, perché quando si parla mi dispiace di sociale, volevo raccontarvi tante belle cose. Quando si parla di sociale si sfora sempre, ed è bene. Allora fammi dare almeno una notizia, la posso dare? Allora, in questi 5 anni, tra le tante poche cose che sono riuscito a fare, una in modo particolare, un paio in modo particolare, no, le voglio restituire perché si capisca anche a che cosa serve l'Europa, perché l'Europa non sa che serve, mi fregati soldi, tutta questa demagogia, no? Come se i parlamentari della Lega e dei 5 Stelle non pigliavano gli stessi soldi miei, ma vabbè, andiamo avanti, no? Due cose voglio dire. Il pilastro sociale
una grande vittoria della nostra cultura, approvato in Parlamento, a Fedeta, no? Il pilastro sociale, che ha generato poi che cosa? La valorizzazione del sistema dell'economia sociale, economia non interpretata male, questo è sistema economico, no? Perché fa crescita, non solo dal punto di vista finanziario, dal punto di vista culturale, eccetera. È diventato un settore pivot nel sistema europeo. 10 milioni di europei lavorano, no? In questo settore. Due giorni fa si è concluso l'iter amministrativo, purtroppo un difetto c'è l'Europa che ha tempi lunghissimi, biblici, ed è una cosa insopportabile perché il tempo non è una variabile occasionale. Oggi hai il problema, ti devi attrezzare, lo devi risolvere, oggi hai la visione, la devi realizzare. Hanno sottoscritto il primo accordo con una banca italiana, con Banca Intesa, non faccio pubblicità in atti pubblici, non vi invito a sottoscrivere il conto corrente, per trasferire i primi 50 milioni di euro a favore del sistema dell'economia sociale, per creare protagonismo, coesione sociale, per rigenerare il capitale umano, per raccontare un'altra storia partendo dall'Italia, perché noi siamo la culla della democrazia, dell'umanità. Allora non ci serve linguaggio scurrile, triviale, ci servono parole positive, no? Parole che ridiano speranza. E quando oggi il presidente dell'ANFAS mi ha raccontato alcune cose, no, ero combattuta tra la rabbia, e non so che altro sentimento. Come si fa ancora oggi a considerare una persona disabile, dopo le fatiche che abbiamo fatto per portare fuori dalla sanità, no, intesa come struttura, ospedale, ospedaletto, no? Come si fa a tornare ad una visione antica, vecchia, superata? Il disabile che può, ovviamente, ha il diritto sacrosanto anche di entrare nel mondo del lavoro. No, deve. Perché la vera integrazione è lì. E in questa lettura, certo, mi raccomando, Paolo, quando dico sto fatto poi mi faccio, che tu mi inviti una volta all'anno, invitami più spesso che io racconto le cose. Allora, nel 2012 pubblicai un bando, il famoso bando 6, un'altra delle follie che poi invece si sono rivelate cose belle, no? Formiamo i ragazzi con un disagio mentale medio lieve, ovviamente, formiamoli nelle attività dove è possibile poi magari immaginare un inserimento lavorativo. Facciamo questo bando, partecipano un po' di cooperative, di imprese sociali, formiamo questi ragazzi, ovviamente li sosteniamo economicamente per lo startup d'impresa. Capito a Bari, a pranzo, entro in un ristorante che si chiama Buò, via Gioberti, ci faccio pure la pubblicità se capitate, perché è, come dire, pranzare lì è un atto importante, ma non della solidarietà che ti compro il regalino alla festa di Natale dell'associazione disabili. Entro lì e la cassiera mi vede e diventa viola. E io dico, Madonna, che le ho fatta questa per diventare viola? Non ve la faccio lunga. Poi si avvicina dopo un po' e mi dice, assessore, dice, noi siamo quelli del bando 6, un ristorante bellissimo, nove ragazzi con disagio mentale lieve erano stati assunti a tempo pieno e a tempo indeterminato. Guardate, questa è una cosa bellissima, ma è bella anche se uno ragiona anche politicamente, dice, scusa, io a questo ragazzo ci devo pagare la pensione, poi ci devo dare l'accompagnamento. Se invece lavora perde l'accompagnamento e più paga le tasse. Così si razionalizza la spesa pubblica, non con i tagli lineari,
ma con l'intelligenza, la creatività, la passione di fare cose belle. E io a Ginosa vorrei ancora fare cose belle. Io sono commosso da questo e parlavo di Paolo. Quando parlo di Paolo, adesso lo dico pubblicamente, mi emoziono perché diciamo che abbiamo dei legami oltre che parentali. No? Allora vi dico questo. Paolo ha fatto le salamelle che andremo a mangiare adesso, però vuol dire una cosa, sono salito non per toglierti la parola, però dobbiamo chiudere e va bene. Voglio due cose, siccome ero uno dei relatori per conto del PT su questa tematica, volevo dire due cose, una cosa rapidamente. La proposta del Partito Democratico sull'associazionismo è semplice, una vedo che l'ha sposata anche l'Arci, è quella di destinare la scuola Carducci per sede delle associazioni, si darebbe a tutte le associazioni una sede e si andrebbe a rivitalizzare il centro storico. Seconda proposta del Partito Democratico è quella di istituire un'altra volta la consulta delle associazioni che misteriosamente noi quando avevamo l'amministrazione centrosinistra fece e poi è scomparsa. Un'ultima cosa, a quei cretini che dicono che il ministro dell'agricoltura non ha studiato e c'ha solo la scuola media. Intanto, ma domenica sera il ministro dell'agricoltura Bellanova sarà qui alla festa dell'unità. A quei cretini voglio dire solo questo, non esiste nulla al di fuori della politica che possa consentire a un bracciante agricolo di diventare ministro. Nessun altro ascensore sociale può consentire a un bracciante agricolo di ricoprire una carica altissima, soprattutto quella di ministro. La politica può consentire questo. Ultimissima cosa, la legge che ha rivoluzionato, che ha istituito i servizi sociali della Regione Puglia, che poi è stata modello per moltissime regioni, è la legge 19 del 2000, del 2006, si ricorda meglio di me, è la legge chiamata Gentile, e quindi è lei che l'ha fatta, è lei che ha istituito questo, quindi Elena, sei modesta, però dobbiamo dire che senza di te i servizi sociali della Regione Puglia non esisterebbero come non c'erano ai tempi di Fitto. Posso aggiungere? In quell'assemblea e in quel consiglio comunale, nei banchi della maggioranza era seduto il dottor Paolo Costantino, che per 3 giorni e 2 notti ha difeso come un leone quella grande scelta, no? Rivoluzionaria per questo territorio. E quindi non è solo la legge di Elena, è la legge di Paolo e di chi in quegli anni, no? Ha sostenuto questa grande pagina di storia politica e culturale di questa regione, che noi vogliamo immaginare possa ricominciare nel maggio 2020. Grazie a tutti e speriamo che la proposta del Partito Democratico di fare della Carducci il collettore delle associazioni venga sposata da tutti quanti. Grazie. Grande. Bella serata con la S Ginosa Calcio, tra poco vi presenteremo la nuova stagione di questa squadra alla città per il prossimo campionato di calcio di promozione pugliese Girone A, che inizierà domenica con la trasferta
di Apricena in provincia di Foggia. Poi l'esordio allo stadio Teresa Miani di Ginosa sarà domenica prossima, l'altra in casa nel derby con il Grottaglie, per una gara davvero molto sentita e emozionante. Poi ci sarà la Coppa Italia giovedì metà settembre contro il Castellaneta per iniziare questa terza stagione nel campionato di promozione pugliese girone A della S Ginosa. Naturalmente presenteremo anche l'altra squadra, i ragazzi, il futuro del Ginosa, la Uniones, l'Under 18 chiamata così, con tutto lo staff tecnico, la società della S Ginosa che per il terzo anno consecutivo ha deciso di continuare in questo progetto grazie anche alla sponsorizzazione della Logistic Trade di Ginosa, l'azienda che abbiamo qui per il terzo anno consecutivo, lo sponsor sulle maglie bianche azzurre della S Ginosa Calcio, insieme poi a tanti altri partner che aiuteranno questa stagione in questo campionato difficile del campionato di promozione pugliese girone A. Dicevamo la Uniones, e poi ci sarà anche la presentazione di tutta la scuola calcio della S Ginosa, il futuro, dicevamo, la categoria premi calci, pulcini ed esordienti. Siccome siamo davvero in ritardo e la squadra qui vuole essere già, è già tutta pronta e quindi vuole già entrare sul palco, iniziamo subito con la prima squadra, con lo staff dei portieri, con il riconfermato Giovanni Gianpetruzzi. Poi abbiamo dalla Virtus la terza Astone Francesco, è un nuovo acquisto quest'anno, la scorsa stagione ha giocato a Bitritto nel campionato di promozione, Flavio Tanzi. Poi abbiamo i difensori, altri nuovi acquisti, abbiamo la coppia centrale l'anno scorso a Grottaglie, Mimmo Camassa e Vincenzo Cirrottola. Un altro nuovo acquisto, Claudio Cacciapaglia dal Bitritto, Gaetano Barberio dal Parma Club Ginosa e poi i riconfermati Pignatale, David e Carlucci Pierangelo. Facciamo un applauso perché davvero questi ragazzi meritano un applauso per questa nuova stagione che sta per iniziare, ricordiamo domenica prossima ad Apricena. Centrocampisti, il riconfermato Antonello Donno, il capitano per il terzo anno consecutivo, il nostro argentino Miguel Romeo. Un altro riconfermato dalla società biancazzurra, Morris Cellammare. Vito De Tommaso. Altri riconfermati, Davide D'Angelo, Simone Egitto. E poi abbiamo una new entry che questa sera doveva essere qui con noi ma è in vacanza con la famiglia, è una nuova entry perché dicevamo che arriva dalla società del Parma Club, ma facciamo un caloroso applauso perché ci sta seguendo in diretta Facebook grazie al nostro addetto stampa Domenico Ramaldo, siamo in Mondo Visione e salutiamo Damiano Giannuzzi che farà parte della squadra della S Ginosa quest'anno. E poi i nuovi acquisti, sempre centrocampisti, con l'argentino Casale Leandro, un ritorno, l'anno scorso era a Pomarico ma 2-3 anni fa è stato qui con noi, Benny Tenerelli dal Pomarico. Ancora il nuovo acquisto Arcangelo Perrone. Gli attaccanti dal Massafra, la scorsa stagione 27 reti, abbiamo qui con noi Sekou Camara, il riconfermato, un altro attaccante di belle speranze, il nostro ginosino Nicolò Lomagistro. Un altro acquisto, sempre un bomber, l'anno scorso a Canosa, 16 reti, Loconte Francesco. E poi un altro giocatore importante d'esperienza, ha giocato e ha militato tanti anni in Serie C, in Serie D, ha conosciuto anche la Serie A quando ha iniziato la carriera qui in Italia, il nostro acquisto l'anno scorso in eccellenza campana, Stefan Coquen francese. Claudio Cacciapaglia, difensore, è arrivato sul palco Claudio Cacciapaglia?
dal Vitritto, e qui con noi anche un nuovo acquisto nel reparto difensivo. Questa è la prima squadra della S Ginosa che si appresta a disputare il campionato di promozione pugliese Girone A. Ricordiamo, parte domenica prossima, in bocca al lupo con la trasferta di Apricena. Ed ora lo staff tecnico, il mister, colui che lo chiamano il Ferguson di Ginosa, oltre 10 anni sulla panchina biancazzurra, mister Tony Pizzulli. Poi abbiamo i collaboratori, allenatore di seconda Vincenzo Pizzulli, nonché allenatore della Juniores. Altri collaboratori che danno una grossa mano a questa squadra: Mario Sarra dalla terza, il factotum, sta arrivando, eccolo qui, il più giovane di tutti. Poi Angelo Calabrese, un altro giovane che fa parte dello staff tecnico, e poi il nostro factotum, colui che cura nei minimi dettagli tutto, dallo spogliatoio all'abbigliamento, Giuseppe Facilla. Il direttore sportivo di questa stagione, Antonio Caserta. Il preparatore dei portieri, Daniele Dianna. Attenzione, ed ora colui che dovrebbe far correre questa squadra per tutto l'arco del campionato, il professor Antonio Caserta, scusate, Antonio Negro, eccolo qua. Dipende da lui se Ginosa vince, se perde so cavoli tuoi. Grande Antonio Negro. Ed ora la dirigenza, purtroppo doveva essere qui con noi il presidente per il 10° anno consecutivo, Vincenzo, il dottor Vincenzo Ribecco, ma è in vacanza, tornerà lunedì. Un saluto e un applauso, ci sta seguendo in diretta su Facebook. Vincenzo Ribecco, grazie ancora per questa passione e pazienza di portare ancora in alto il nome della S Ginosa. E poi il patron, per il 3° anno consecutivo ritorna nella dirigenza, Roberto Donno. E poi un altro amico vicino da 2 anni a questa società, ginosino d'adozione, vive alla terza ma è ginosino puro sangue, il dottor Giuseppe Tamborrino. E questo è lo staff tecnico, la prima squadra, la dirigenza di questa S Ginosa. Due parole veloce a Roberto Donno. Domenica inizia il campionato, Roberto, che programma ci aspettiamo per questo Ginosa quest'anno? Abbiamo fatto una grande squadra per vincere il campionato. E vincere il campionato, dai, almeno i playoff. No, grazie Roberto. La Logics Trading quest'anno, ancora per il 3° anno consecutivo, ha sponsorizzato questa grande squadra, grazie anche al tuo supporto. Non sono potuto venire perché avevo un impegno, se no sarebbero stati qua. Grazie anche a loro, salutiamo anche tutti gli sponsor che quest'anno ci stanno dando una grossa mano. Giuseppe Tamborrino, allora, una bella squadra almeno sulla carta, poi sarà sempre il campo a decidere. Infatti Gianluca, aspettiamo da domenica, siamo in trepida attesa perché ci mancano anche ancora 2 giorni per iniziare questa avventura. Per me è il 3° anno qui a Ginosa, io sono entusiasta di questa avventura perché mi avete accolto a braccia aperte e io cerco di cambiare con spirito di sacrificio. Abbiamo cercato insieme, no, di fare una bella squadra. Gli obiettivi sono quelli di sempre, di fare meglio, e credo che questi ragazzi, questo mix tra giovani soprattutto di Ginosa e insomma esperti, possa fare bene in questo campionato. Ci auguriamo a tutti quanti, insomma, di vedere delle belle partite, perché anche le altre squadre hanno fatto
dei bei roster, e quindi diciamo siamo consapevoli della forza nostra ma anche della forza dell'avversario. Dobbiamo mettere impegno, dobbiamo mettere sacrificio. E una cosa però, Gianluca, lo volevo dire: noi come società abbiamo puntato sulla prima squadra sicuramente, però abbiamo un occhio particolare per la scuola calcio, perché questa squadra di promozione è uno sbocco per questi giocatori, e i calciatori non possono essere lasciati di solo a se stessi, ma bisogna avere una squadra di categorie superiori che possa permettere loro di esprimersi anche quando diventano un po' più grandi. Per cui la prima squadra deve essere da volano, e i giovani possono continuare a fare questo sport che piace a tutti quanti. Auguri, in bocca al lupo ragazzi, mettiamocela tutta. Grazie, grazie a Giuseppe Tamborrino. Mister Tony Pizzulli, un contributo questa sera, abbiamo detto, insieme a Vincenzo Ribecco, che è in vacanza per il 10° anno consecutivo, 10 anni che Vincenzo fa il presidente insieme a questi amici qui che ci mettono passione e naturalmente anche forze fresche contributive. Tu, anche tu, per il 10° anno, c'è stata una parentesi l'anno scorso, però poi sei ritornato, hanno richiamato di nuovo te per disputare, speriamo, una grande stagione. Sì, antepongo che l'obiettivo della società è sempre lo stesso, portare quanto più ragazzi del posto, per una questione di onore del paese, in prima squadra. Non è facile, perché andiamo ad affrontare campionati competitivi e quindi è tutto più difficile, trovarli tutti del posto sarebbe un'impresa. L'ideale, è, penso, per noi è stato quello di prendere senior esterni con un trascorso importante calcistico e farli lavorare insieme ai nostri ragazzi per far sì che loro crescano bene. L'obiettivo è quello di portare in alto il nome del Ginosa quanto più possibile. Noi ce la mettiamo tutta, fine campionato vedremo. Quindi un in bocca al lupo ragazzi a tutti voi, e speriamo che quest'anno difendiamo bene i colori del Ginosa. Grazie a mister Pizzulli, continuiamo con la presentazione, questa volta è la Juniores, dicevamo l'Under 18, chiamata così una volta, e sono loro che poi da qui arriveranno anche in prima squadra come tanti altri quest'anno sono arrivati qui nella squadra della S Ginosa. Allora, i portieri della Juniores: Parisi Stefano, Ottaviano Accetta, i difensori Vito Rosato, Gaetano Barberio, Francesco Carbotti, Vito Ducea, Vincenzo Castria, Dario Tubazio, Alessandro Galante, i centrocampisti Francesco D'Angelo, Nico Moretti, Giuseppe Mongelli, Giulio Russo, gli attaccanti Francesco Perrone, Alex Pulpito, Johnny Zigrino, Federico Negro, Pierfrancesco Ciriello. Complimenti alla Juniores della S Ginosa, che per quest'anno ancora una volta sarà guidato in panchina da mister Vincenzo Pizzulli. Vincenzo, complimenti, anche perché l'anno scorso molti di questi giovani sono arrivati in prima squadra e l'intento è quello di fare anche bene, soprattutto bene quest'anno. Che campionato farà quest'anno a Juniores? Ci siamo prefissati l'obiettivo di migliorarci non solo dal punto di vista del risultato prettamente conseguito sul campo, ma cercheremo anche di dare lustro a questa splendida piazza, al nome della S Ginosa, che per 70 anni sta onorando, diciamo, il paese, e lo faremo anche noi nel nostro piccolo, andando a giocare in tutti i campi della Puglia, onorando i nostri colori e soprattutto cercando di valorizzare quanti più giovani possibili. Il risultato sul campo sarà
una logica conseguenza del nostro lavoro. Se facciamo bene, sicuramente il risultato ci premierà anche sul campo. Grazie Vincenzo Pizzulli, in bocca al lupo anche a te per la Juniores. Ed ora il futuro, attenzione, perché questi saranno coloro che, non si sa, fra 10 anni, 15 anni porteranno ancora in alto il nome della S Ginosa. Ha detto bene Vincenzo Pizzulli, da oltre 70 anni questa società gloriosa come la S Ginosa porta il nome in tutta la Puglia e non solo. Complimenti a questa gloriosa associazione sportiva Ginosa dal 1948 che fa calcio e vi posso garantire è l'unica società simbolo in Puglia, non ha mai avuto un fallimento, la matricola è sempre quella, la 21.400, una matricola storica per la Federazione Italiana Gioco Calcio e tra breve sarà anche premiata a Roma per tutti questi anni che è riuscito a fare grande calcio a livello locale e pugliese. Categoria primi calci, il futuro, eccoli qua, ve li chiamo: Nicola Cassano, De Carlo Damiano, Di Vito Francesco Andrea, Tataranno Daniele, Michele Castellano. Eccoli qua, un grossissimo applauso a questi splendidi campioncini. Michele Castellano, Mario Cardinale, Alex Galante, Lorenzo Busco. Eccolo qua, il più grande Lorenzo, che campione. La sorella Giuseppe. Pizzulli Domenico. Domenico Castria. Matteo Luisi. I Pulcini, Piccirillo Vincenzo. Gerardo Castria. Nunzio Facilla, eccolo qua, dal nonno al papà al nipotino, complimenti a questa famiglia storica che porta avanti il nome della S Ginosa, Danilo Castria, Alessandro Palmisano, Daniele Patremia, Tommaso Petrelli, Cosimo Galante, Luigi Tortorella, Parisi Francesco, Mario Perrone, Vlavic Toma, Fabio Galante, Costantino Andrea, Vitella Alessandro, De Carlo Vincenzo, Parisi Giovanni, Anthony Negro, Simone Valenza e infine Ivan Pizzulli, il figlio del mister, e Michele Bitetti. Ecco qua il futuro del calcio ginosino, complimenti a tutti per questa scuola calcio della S Ginosa. Ecco qui la sciarpa. Naturalmente volevo farvi fare una foto con tutti i vostri nomi, vi girate verso il pubblico, fate vedere nome e numero. Guardate che bello, ognuno, tutti di spalle con il nome e il numero. Facciamo una bella foto ricordo: Parisi 24, De Carlo 9, Vitella 7, Galante 11, Toma 10.